Il gol di Federico Ambrosio. Ma che gol ha fatto? Quando ho provato il giochino i due, quando erano compagni in giallo-rosso, prova ancora ed è Ambrosio che fa 2-0. Io non so se Ambrosio ha una laurea in legge, ma sicuramente quando arriva lì è una sentenza assoluta. Fare un giudice che sentenza tutto quello che vuole, lo rivediamo, implacabile Giulio. Per la sfera lunga, Motran la recupera per Ambrosio, il tiro e il gol di Ambrosio. E beh, se lo lasciano là solo nel centro dell'area, Ambrosio vuole segnare. Ed è la rete del 3-1. Viene bloccata dal portiere del Forte dei Marmi. Paghis un po' si dispera, però ha già chiamato il time out. Vediamo l'attacco del Forte che va a realizzare. Difende e poi conclude con una steccata sulla destra il numero 5, Federico Gabriel Ambrosio, raddoppio. Giusto, però tanta attenzione. Era Paghis, cercate di fare il Forte dei Marmi. Paghis ancora e Ambrosio questa volta. Si scambiano, contropiede perfetto, casa per Ambrosio e 2-1. Ambrosio che firma l'ennesima sentenza. Ambrosio ci prova e segna! La seconda volta è quella buona e fa 3-3. Il decimo fallo, Ambrosio una sentenza, va a entrare. Ambrosio, un po' di scollamento fra le due squadre e poi il gol di Federico Ambrosio, una piroetta lì dell'area, palla che si insacca, credo sia passata anche sotto le gambe di Pagnini, ma Ambrosio, ma Giacomo Armani spinge il Forte dei Marmi in questa finale, in area Ambrosio, gol! L'assist di Xavi Rubio, davvero un'altra grandissima giocata del Forte dei Marmi, una combinazione per porterone della nazionale, il 33enne Leo Parotti. Tiro di Ambrosio, il raso a terra e ritorna in vantaggio il Forte dei Marmi. Federico Ambrosio fa tripletta, gol numero 15 in campionato, ma il confronto. Ambrosio, va al tiro diretto ed è un grandissimo gol di Federico Ambrosio, 4-4. Maurizio, che ti vuoi dire? Niente, gol bellissimo, porta, rivediamo. Verso l'area, invece dobbiamo dall'altra parte, palla Ambrosio, gol! Ha trovato in un fazzoletto Burgai, assist, millimetro per Ambrosio. 4-0 per un Forte, poi problemi per Raffaelli con il controllo. Ambrosio stavolta prende la mira, castiga Matteo Vecchio al 7, il primo palo. Buona occasione per il Forte. Ambrosio dunque contro di Malt, i due sono specialisti. Ambrosio, ma Dio mio! È una sentenza, fa 2-0 sul tiro diretto Ambrosio quando... Pignone, in questo momento è la capolista. Subito attenzione qui, Federico Ambrosio. Bellissima rete. 2-0 Forte dei Marmi, 17-5 termini della prima fase del gioco. Da Federico Ambrosio. Cada di... Elevato con un segno di difficoltà. Attraversa le gambe da zona di... Non ho gol, ma è solo rimandata. E su Astia dietro porta, controllo del numero 4, scivola, peccato. E allora siamo dall'altra parte con Federico Ambrosio che va subito a sorprendere Andrea Bigarella, 20-13. E allora siamo con Forte dei Marmi. Marmi che adesso sta facendo pressione sul portatore di sfera, Rubio ancora in avanti, cerca un compagno al centro, il gol è Ambrosio! E Ambrosio, su filtrata al centro di Rubio, Ambrosio, il Forte
la ribattuta e da bomber di razza qual è, questa volta non sbaglia Ambrosio, il tiro di Rubio dalla lunghissima distanza rimbalza sulla sponda in fondo al campo. Questo per il suo non è facile, abbiamo già visto il più tempo in campo, il portiere ci prova. Ragazzi, questo ha studiato legge a un giudice, fa la sentenza, è finita là. 5-2 Federico Ambrosio, incredibile, su tiro diretto. Io dalla parte opposta, Franco Bollato da Capitan Pinto, si va da Burgaia, dialogano i due. Buono inizio del Prissino in questa fase del match. Rubio prova a metterla dentro e arriva il gol del pareggio. Vediamo se l'arbitro dà sì. Proprio contro Català, rete. Gol del Forte dei Marmi. Ancora ora squadra rosso-blu alla manovra. E là il gol arriva con Ambrosio proprio allo scadere, quando poteva entrare il quarto uomo che entra adesso. Ancora Saavedra, quella sfera recuperata da tentativo e va in doppietta anche Ambrosio sullo scambio con... Sta meritando anche, come si è imparato due tiri diretti e un po' di fiducia, intanto c'è il gol di Ambrosio, qui non è colpa di Bruni ma è la difesa che era un po' bilanciata. Ancora Ambrosio in gol, all'indietro per Motaran, prepara per il mister Motaran, poi al centro dove c'è Ambrosio sul palo lontano che fa 8-1. Bravo Gnata, serve Maremmani, districa Maremmani in azione, Giovannetti al centro e Ambrosio è implacabile, vuol dire quelle sfere messe là in mezzo, danna il tuffo, ci prova ancora ed eccolo là Ambrosio che va a segnare, ci ha provato tre volte, comunque è stato molto bravo il portiere a fermare. Federico Ambrosio contro Barozzi, vediamo se i due si conoscono, nazionale insieme da anni, perciò vediamo quella che sarà la conclusione. È una sentenza, 4-4, si è alzato a tono di giudice Ambrosio e veramente ha firmato una sentenza, 4. Federico Ambrosio non perdona e dunque torna di nuovo.
il forte con il rigore in due tempi di Fede Ambrosio. Più centrale e poi Martina bancando da Montalara. Ambrosio, occhio, 2 contro 1 forte Ambrosio per Montalara, rimane e poi ancora Ambrosio. La terza volta che Gnata viene vive le speranze dei suoi 38 secondi. Ambrosio dalla tre quarti trova l'angiolino, il gol del 5-5 a 36 secondi dalla fine. Vediamo come replay, ancora in superiorità, ancora in superiorità. Subito e va a metterla dentro con una tecnica sopraffina e fa schietta personale anche in via per i suoi, ma la serie è recuperata subito da Motaran. D'Ambrosio che vede un varco fra casco e palo e ci infila la pallina per l'applauso. Giocata simile a quella partita stavolta a raso terra, attenzione ancora, stavolta è testa. Testa, attenzione, vediamo, viene dato Sigora che si testa protestando per un contatto. Allora, si chiama in causa più caldo. Rampante energia di Bugaia a chiamare un e trova il gol, Fede Ambrosio, parità. Ancora una volta risata adesso da Pertegato, si trova ancora Pertegato, bravissimo, bravo Pertegato, trova il gol ancora Fede Ambrosio in fotocopia. Guardate, Amato non riesce a proteggere completamente Sera e come un falchetto arriva Ambrosio, sembra la capacità migliore. Attenzione che deve rivolgere fare pallina Ambrosio, Ambrosio, la rete, la rete del numero 5 Federico Ambrosio, che allunga di due reti per i suoi. Grande qui l'uno contro uno contro Edi Nicoletti, ma Diego Nicoletti non può America. È tutt'altro che facile la cosa, poi invece eccolo là, Ambrosio si fa perdonare immediatamente con un missile nel sette. Qui dall'altra parte una bomba, passa al lato, ancora Rubio in aria per Ambrosio e ragazzi è una sentenza, Ambrosio non si fa fregare. Vai, fa l'appoggio, allora recupera Rubio, Ambrosio, al tiro gol! Che botta, che botta di Federico Ambrosio, non so dove è passata la pallina, ma è morta a difesa dei palli. Mollanica a zero, forte le mani, 2. Croce dei pali alla destra di Barozzi, forte manuale, scappa via, 3-0. Un specialista, vediamo se Ambrosio riuscirà a batterlo ancora una volta. Ambrosio contro Barozzi, tutto pronto, è un rigore pressoché perfetto, pressoché perfetto, angolo basso, raso terra, una rasoiata, quando è lì e tira così è una sentenza. Tutto dunque, vediamo quali che sarà l'esito, non è affatto facile per uno e per l'altro. Il tiro, mamma mia, ha schiacciato il ragno fra la disperazione assoluta di tutti.
tutti gli amanti di questo delizioso animaletto. Brosio contro Barozzi, si lecchia e l'arbitro incaricato a fare il cenno. Tutto pronto, il tiro, la parata, Ambrosio, il gol! Fede Ambrosio, 3-2! Ha tirato basso, gliel'ha respinto. Pietro Bugaia per Giovannetti, da questi a Maremmani che piazza la traversa e poi arriva Ambrosio! E Fede Ambrosio che segna una delle sue reti e fa doppio vantaggio! Tiro, mette in mezzo, ma lì c'è Rubio che fa ripartire Ambrosio, Ambrosio davanti a Barozzi e Federico Ambrosio, è una sentenza dopo 3 minuti e 18. Il forte la sblocca con il suo cannoniere principe Federico Ambrosio. Alleo Barozzi, Ambrosio prova il tiro del gol. Si è aperta la barriera, nulla da fare per Leo Barozzi, forte, ritorno in battaglia. Non c'è fallo, dice l'arbitro, sul fronte, siamo già dall'altra parte con Giovannetti che mette sfera al centro, fa il gol, il gol, il gol! Troppo, troppo morbida, troppo moscia la stecca di Nando Monticelli in fase difensiva che aveva controllato per il... Era riuscita a controllarla, ma troppo morbida quella stecca per Ambrosio. È stata ancora Ambrosio. Il tiro, il gol! Occhio perché c'è di la casa su Rubio, entra Rubio, 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 arriva Grimaldi, arriva Ambrosio e c'è il pareggio, il CDS, il piano di porta di Marmi, la mette in pari dopo 4:42. Era nell'aria perché gli ultimi 2-3 minuti il Lodi aveva cominciato già troppo al centro di Marmi e così una volta forse sbagliano, la seconda si rimette davanti alla porta. Sul secondo palo Federico Ambrosio scappa via al porto dei Marmi, siamo 4-1. Adesso c'è Bresciani, Bresciani che adesso è un pelino inquieto in panchina, non so chi ce l'ha, forse con qualche giocatore del Forte dei Marmi, non ho capito francamente te che è trattenuto addirittura a forza, sentiamo Stefano che era lì davanti. Ho fatto un gesto sul granare perché mi fa appassionare anche. Ma che gol ha fatto? 9-19, in caduta, un'accompagnata sotto l'incrocio. Che gol di Federico Ambrosio! E questo è un gol, c'è solo da applaudire. Andiamo a prima l'azione. Considera di forza, resiste al cambio di greco, alla parte di greco e poi in caduta, in fila, in accompagnato all'incrocio dei pali, imprendibile per Valentin Grimaldi. Questo è veramente uno di quei colpi da fuori classe di cui parlava Gio Bresciani nel corso della partita. Il possesso di palla è del Lodi, principalmente l'errore più grosso che fa la GDS è come perdere palline inutili in attacco. Attenzione, pallina che va in gol con il gol di Ambrosio, era rimasta lì in a due dita dalla porta. Si lamentano i giocatori, ci sono anche gli arbitri che parlano tra di loro. Cerca il numero, ma sbaglia, 20 secondi, c'è il gol però di
D'Ambrosio che spedisce in rete e regala quindi la vittoria alla GDS Impianti Forte di Marmi. In sette qui vediamo la carambola con la pallina che schizza in centro area, arriva Ambrosio a fissare il... Sono d'accordo con te che la chiave è stata la impostazione e attenzione per il gol di Ambrosio. Il gol di Ambrosio con un tiro da distanza al volo a 1.27 si riapre la partita, o quantomeno ora ci si deve riorganizzare, perché 90 secondi non sono impossibili, ricordiamo 3 contro 3. Giovannetti, c'è spazio in mezzo all'area, gol! Attenzione, Ambrosio, 3-2, incredibile, attenzione, incredibile, 3-2, doppietta di Ambrosio, non ho segnato i tempi ma pochi secondi, e adesso abbiamo 54 secondi che sono un'altra partita.